Adesso vediamo di implementare un programma con in C in grado di elaborare dei file di testo che contengono numeri. Allora, il nostro software andrà a scrivere dentro un file di testo dei numeri random in modo casuale, poi effettuerà la lettura dal file stesso di questi numeri nella memorizzazione nel RAM attraverso un vettore. Faremo l'ordinamento del vettore attraverso una funzione ordina e la scrittura su un secondo file di testo. È un esercizio che vi viene richiesto tra quelli che dovevate realizzare. Allora, il software prima di tutto crea un file di testo nella stessa cartella del file eseguibile o del sorgente che contiene dei numeri random su righe diverse. Allora, prima di tutto serve un puntatore al file, poi bisogna aprire un file in scrittura con fopen. Vi ricordo che fopen vuole due parametri, il nome del file e la modalità di apertura. In questo caso la modalità di apertura è scrittura. Se l'operazione di eseguisce un valore che è uguale a nullo, è avvenuto un errore di apertura file. Quindi avvisiamo l'utente c'è stato un errore e il programma termina in modo improvviso. Altrimenti il programma che cosa farà? In ogni caso chiude il file e fra l'apertura e la chiusura andrà a scrivere dentro al file dei numeri casuali. Per poter generare numeri casuali, vi ricordo che serve la libreria time.h per generare numeri veramente casuali e quindi inizializzare dall'orologio di sistema con srand time 0. Una volta letto l'orologio di sistema, sono in grado attraverso la funzione rand di generare numeri veramente casuali e andarli a scrivere sul file di testo con fprintf. Il primo parametro di printf è lo streaming, cioè il puntatore al file fp. Il secondo parametro sarà il numeretto decimale generato casualmente tra il valore 1 e il valore 200. Il valore minimo generato è 1, il valore massimo generato sarà 200. Questi numeri saranno messi su righe diverse. L'ultimo numero sarà su una riga e andrà a effettuare un backslash n un a capo. Questo programma, questa istruzione genera un solo numero. Per generare 300 numeri su righe diverse, basta inserire quell'istruzione all'interno di un costrutto iterativo che può essere do while che andrà ad iterare questa istruzione di scrittura sul file del numero casuale. Il do utilizza la variabile i che viene incrementata all'interno della condizione, potevo anche inserirla fuori, e controllo che sia minore di 300, quindi 300 numeri casuali scritti su righe diverse all'interno del file. Possiamo già provare a compilare e ad eseguire. Il programma non dirà nulla, ma mi accorgo che nella stessa cartella del file eseguibile viene creato un file di nome file.txt che avrà 300 numeri diversi su righe diverse,
che siano tra il valore minimo 1 e il valore massimo 200. A questo punto, dopo aver scritto il file, cioè preparato i nostri dati di input, il software che cosa farà? Si occuperà di leggere il file di testo, ordina memorizzare questi numeri. Immaginiamo che questo file lo avevamo già, ok? Quindi memorizzare questi numeri in un vettore che sia in grado di contenere l'informazione, effettuare l'operazione di ordinamento sul vettore e riscriverli eventualmente in un secondo file. Allora, dopo la chiusura del file che abbiamo aperto in scrittura, modalità write, possiamo o riaprire il file in modalità read, cioè in lettura, e memorizzare, andare a leggere dal file i numeri e memorizzarli in un vettore di interi, oppure possiamo aprire il file in modalità combinata, tipo W+. Questa modalità è in grado sia di leggere che di scrivere dal file. Se utilizziamo questa modalità, possiamo mettere il nostro codice prima di fclose, altrimenti dobbiamo riaprire il file in modalità lettura e poi richiuderlo. Chiarezza, riapriamo il file dopo aver effettuato fclose in modalità lettura, così in modalità lettura. In ogni caso, dobbiamo poi al termine della lettura richiudere il file in modo corretto. E a questo punto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo preparare un vettore di interi che conterrà l'informazione, cioè i numeri presenti all'interno del file. Dopodiché ordinare eventualmente questi numeri in modalità e riscriverli in un secondo file in modo ordinato. Per poter fare questo serve il posto dove memorizzare questi file. Vi ricordo che le righe scritte erano 300, quindi servirà un vettore di interi di 300 elementi, perché abbiamo 300 numeri da leggere da righe diverse dal file.txt. Una volta preparato il vettore di interi per la memorizzazione dei dati, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a scorrere l'elemento presente nel file, memorizzarlo nel vettore. Allora, la variabile i che è stata precedentemente dichiarata viene azzerata e possiamo dire con un ciclo iterativo per la scansione del file riga per riga, dire while feof fp negato. Cioè, fin quando non viene raggiunta la fine del file, acquisisce e effettua l'operazione di lettura dal file. Per poter leggere dal file un numero, possiamo utilizzare o leggere la riga come stringa e trasformarla in numero. Esiste una funzione, anzi due funzioni, che sono ATOI e ITOA, di cui vi consiglio di documentarvi. Una è standard ANSI C, altre trovate implementazioni in rete, che sono alpha to int, trasforma un valore numerico letto come stringa in intero, e itoa è int to alpha, trasforma un numero intero in un puntatore a carattere come stringa. Noi leggiamo, avendo i numeri già su righe diverse, sappiamo che l'informazione è numerica, possiamo leggere con fscanf. Il primo parametro è il puntatore, il secondo parametro è l'input formattato, il terzo parametro è il posto dove andare a mettere l'informazione letta dal file. fscanf legge,
il dato se nota la fine del file. Vado a memorizzare il dato nel vettore, la variabile i si incrementa qui e viene memorizzata nel vettore. Che cosa c'è da dire? Feof, la funzione feof restituisce EOF, cioè end of file, se è stata raggiunta la fine del file. Quindi il cursore all'apertura del file si trova all'inizio, viene scansionato, cioè si sposta di fscanf, cioè con fscanf. Raggiunta la fine del file, i dati vengono memorizzati come per scanf nel vettore v alla posizione i++ da 0 a dove serve. Ok, a questo punto potremmo noi, abbiamo già i dati nel vettore memorizzati, possiamo scriverci una funzione ordina. La funzione ordina la prototipizziamo qua sopra e sarà void ordina crescente, ha un puntatore a un vettore di tipo intero. Questo è il prototipo della funzione ordina crescente. A questo punto implementiamo la funzione ordina crescente, che cosa farà? Andrà a selezionare ogni elemento, a confrontarlo con tutti i successivi, quindi due cicli for nidificati, due variabili diverse. L'algoritmo si chiama selection sort, dove vado a confrontare il primo elemento con il successivo, il penultimo elemento con l'ultimo elemento. Quindi i itererà il primo elemento e arriverà fino al penultimo elemento, cioè i è minore di 300-1 i più più, e for j uguale ad i più 1, cioè il valore successivo ad i, fino a j è minore di 300, potevamo sostituire il valore 300 con un define dim 300, j più più, e dire che se il valore precedente, cioè i, è maggiore del valore successivo, viene scambiato. Per poter scambiare due valori serve una variabile tmp che memorizza il valore alla posizione i, il 15 è i uguale a v 15j e v 15j uguale a tmp. Quindi scambio il contenuto di due elementi in un vettore, quindi scambio tutti gli elementi del vettore se trovo che l'elemento precedente è maggiore dell'elemento successivo, in modo che vengano messi dal più piccolo al più grande. L'algoritmo è praticamente terminato. Una volta chiamata la funzione ordina crescente dentro al main, quindi chiudo il file, gli dico di ordinare in modo crescente il vettore v, posso andare a scrivere l'informazione presente nel vettore v in un secondo file di testo, per esempio file 2.txt.
come ho fatto per la scrittura dei file di numeri casuali, modalità V, quindi modalità write, quindi ordine crescente, apro in modalità write in file2.txt e lo chiudo. Sto usando lo stesso puntatore a file. Sì, non mi crea nessun problema perché ogni volta prima di aprire il file il puntatore a file viene chiuso, vedete? Se invece volevo tenere contemporaneamente due file aperti avrei avuto bisogno di due nomi di puntatore a file diversi, fp1 ed fp2. Posso aprire contemporaneamente più file. Una volta aperto in modalità scrittura il file2.txt non devo far altro che scrivere il contenuto DV che è stato ordinato nel file2.txt, quindi con un ciclo do while I è minore di 300, vado a fare un F printf su F del valore presente in V il 15 e I. Questo qua mi scriverà sul file il vettore dalla posizione 1 alla posizione 299. Quindi io compilo, nessun errore di compilazione, eseguo, il software non dice niente, però mi accorgo che è stato creato file2.txt che conterrà, un attimo, su righe diverse, quindi backslash n, su righe diverse, i valori ordinati in modo crescente. E mi accorgo che questi numeri sono stati generati, sono 300 numeri con da 1 a 200. C'è problema. Punto.